vecchi arnesi che ancora girano, pubblico, genitori, è sempre questo insieme che caratterizza questa società, in particolare quando si gioca ma anche quando si mangia tutti insieme nelle varie conviviali. Salutiamo il sindaco Antonio Cicchetti e il nostro vice sindaco Daniele Sinibaldi, che lo diciamo subito, è anche lui disgraziatissimo, no nel senso buono del termine, perché è stato anche lui sotto le grinfie di Fusacchia, era giocatore di questa società. Poi abbiamo un altro grande atleta, Roberto Donati, delegato all'assessorato allo sport. Prima o poi lo dovremo fare anche assessore, perché io mi sono stancato ogni volta di spiegare delegato, quindi assessore per noi Roberto Donati. Quindi presenteremo, e prima di farlo voglio salutare il mini basket, il gruppo dell'Angelo Maria Ricci e della palestra di Vazia, sono lì messi insieme, eccoli qua i ragazzi, sono loro il futuro, coloro che sostituiranno questi vecchi babbioni che ancora giocano in Serie C, poi coadiuvati dai giovani, mi diverto ormai. Oh, dicevo appunto che il sindaco dovrà andare via, quindi visto che dobbiamo presentare questa realtà locale, tutte le realtà locali a livello sportivo ovviamente sono davvero importanti, in particolare quando ci troviamo di fronte a questo contesto, cioè giovani, bambini che hanno voglia di praticare sport, e qui società che danno loro la possibilità di farlo in questa nostra città. Quindi la parola al sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti. Grazie Guido Baldi, figlio d'arte come suol dirsi. Io facevo ginnastica col padre, quindi insomma so che è un figlio d'arte. E qui ce ne abbiamo tanti di personaggi, di bambini che sono figli d'arte. E io vi sono particolarmente grato per questa vostra attività che vivacizza la nostra città, la rende interessante, la segnala fuori dai confini, per questa capacità di essere presenti nel mondo dell'attività agonistica. È veramente uno spettacolo a Rieti vedere tante energie che non vengono dissipate, ma vengono organizzate e finalizzate nella pratica dello sport. E questa città non poteva che meritare un assessore allo sport come un campione. In realtà l'equivoco c'è, perché è senza portafoglio, questo è l'unico problema. I problemi a tutti quelli che può avere un assessore, soltanto che è senza portafoglio, nel senso che il suo tempo è donato, forse deriva dal cognome, è donato alla città senza interesse alcuno, senza avere alcun compenso, perché voi sapete che c'è un problema di equilibrio tra donne e uomini all'interno della giunta, problema che secondo me dovrebbe essere risolto in maniera diversa, perché il cervello non è né maschio né femmina, e quindi la storia delle quote obbligatorie è un po' ridicola, però questa è la legge che lo Stato ci impone, e a questa legge dobbiamo tutti soggiacere. Però Roberto è a disposizione in tempo massimo della giornata, è a disposizione per le attività alle quali ha dedicato tanto della sua pur giovane vita. E quindi siete in mani buone. Peraltro c'è anche il vice sindaco, che è un altro praticante del vostro sport, che ha un suo passato, e quindi avete sicuramente a chi affidarvi per mantenere in alto il nome della città di Rieti, che è un nome glorioso in questo campo. Evoca tanti bei ricordi dei quali noi un po' più anziani siamo stati partecipi. E beh, te guardo quando dico, guardo te, mica guardo loro. E quindi è evidente che siamo profondamente orgogliosi e profondamente grati a voi di questa attività. Fatela con lo spirito con cui si misurano gli atleti, che hanno un altro slancio, un altro stile anche nelle competizioni della vita, perché la vita è competizione,
ma chi ha imparato dai campi sportivi ha sicuramente una marcia in più, perché ha anche una capacità di tolleranza in più. Si rende conto che chi vince non commette una cattiveria, ma ha solo fatto uno sforzo in più e quindi va compreso, giustificato, apprezzato. Ecco quindi quali sono i sentimenti che ci si mettono in moto nel momento in cui si parla di queste belle realtà. Io ringrazio tutti gli organizzatori, con Gioacchino ci conosciamo da tanti anni, sempre attivo su questo fronte, è uno che non ha mai mollato, è un'altra persona della quale ci si può fidare, perché si sa dove sta la sera, ma si sa anche dove starà la mattina dopo e anche il dopodomani. Spesso c'è gente di cui non ci si può fidare, perché te la ritrovi nelle zone più impensate a fare cose che sicuramente non sono commendevoli. E allora avete una buona struttura, avete dei buoni referenti in questa amministrazione che sono a vostro completo servizio, in nome dell'interesse della città, non dell'interesse personale, in nome della gloria sportiva di questa nostra amata Rieti, alla quale dobbiamo tutti insieme rivolgere un pensiero deferente, perché se abbiamo questa cultura, se abbiamo questa storia, lo dobbiamo a queste radici, quelle della città di Rieti, che si è sempre segnalata nel campo dello sport. Quindi auguri, buon lavoro, perché questo è lavoro, è fatica, è dedizione, e quindi auguri a tutti voi per tutte le mete che vorrete raggiungere e ci auguriamo che siano le più alte possibili. Grazie. Allora la parola a Gioacchino Fusacchia, che non compare da nessuna parte, nel senso che cioè, avendo paura del fisco probabilmente non compare da nessuna parte, non è presidente, non è vicepresidente, perché dovrà parlare? Non lo so, comunque gli do la parola. Grazie. Io volevo, a nome di tutta la società, volevo chiamare Giuliano, che si è nascosto, non lo vedo. Giuliano Lelli, dov'è? Giuliano è fuori, è uno dei due presidenti. Alberto Cabrini si scusa di non poter essere presente oggi, ma Giuliano c'è e sarebbe il caso che si mettesse qui. E lo stesso dicasi per Claudio, che è un'altra colonna della nostra società. Ci tenevo a precisare quello che ha detto Roberto, che questa società nasce dagli intenti di due realtà che da parecchi anni stanno qui a Rieti, lavorano soprattutto con i giovani, e ci tengo a ricordare in modo anche un po' presuntuoso che siamo la società che negli ultimi 10 anni, insieme a poche altre nel Lazio, ha portato 4 squadre alle finali nazionali. Le finali nazionali giovanili in Italia si giocano a 8 squadre, quindi considerate 8 squadre, le migliori 8 squadre d'Italia, e noi c'eravamo. Quindi volevo dire che oltre al movimento c'è stata anche la qualità. Volevo ringraziare non solo Roberto e il mio ex allievo Daniele, soprattutto i ragazzi che sono presenti e soprattutto i genitori, perché i genitori sono veramente, gli vorrei fare un applauso ai genitori. Sono veramente coloro che ci spingono tutti i giorni in palestra a migliorarci, ad andare avanti e soprattutto a far migliorare i loro ragazzi. Io non mi dilungo oltre, passiamo. Giuliano saluta tutti, Paolo e Claudio. Volevo ricordare, sono i figli di Italo Di Fazzi, per chi se lo fosse dimenticato, che è stato il mio e il nostro maestro, e che quindi credo che la pallacanestro di Rieti prima di tutto nasca da Italo Di Fazzi. Grazie. Giustissimo.
E infatti cioè, mi ha bruciato due notizie, nel senso che volevo dire appunto delle finali nazionali e poi appunto delle famiglie. Importantissimo avere un buon rapporto con le famiglie, perché dietro ad ogni bambino c'è una buona famiglia. Ancora a Rieti c'è la possibilità di dire questo, e quindi è molto importante. Allora, dicevo che questo lavoro al quale ha accennato appunto Gioacchino Fusacchi ha portato a 4 finali nazionali giovanili negli ultimi 10 anni e alla formazione anche di giocatori che sono stati inseriti anche nelle selezioni nazionali. Ricordiamo Kuscev, Salari, Rodriguez, De Angelis e Beltran, elementi insomma che hanno ben figurato anche con presenze in nazionale. L'organigramma della società prevede appunto la Serie C, come detto, poi gli esordienti del mini basket, gli under 13, cioè fino al 2006, gli under 14 2004-2005, under 15 2003, under 17 2001-2002, under 18 2000, quindi pensate che grande fascia andiamo ad interessare con tutta questa attività. E allora noi che stiamo a fare qui a presentare proprio queste persone, perché è una giornata in cui si riconoscono i meriti e quindi è giusto nominare singolarmente le persone che fanno parte di queste categorie e quindi, se ci sono, e penso che ci saranno, magari ecco, si alzino in piedi quando vengono nominati per ricevere il saluto. Allora partiamo dagli under 13 regionali 2006, campionato umbro laziale. Il coach è Gioacchino Fusacchia, vice Paolo Di Fazzi, i dirigenti sono Paolo Reginaldi e Alessandro Cecilia. Andiamo a chiamare quindi i spero presenti. Allora andiamo a presentarli: Edoardo e Giovanni Scoleri, eccoli qua, Nicolas Di Virgilio, Diego Battisti, Giorgio Di Muzio, Carlo Rinaldi, Leonardo Cecilia, Matteo Reginaldi, Andrea Campogiani, Alessandro Crescenzi. Mi avrebbe voglia di chiamare Riccardo Valussi, vabbè, però non voglio fare. Riccardo Valussi, Alessandro Betti, Tommaso Bernardinetti, Davide Marinelli, assente giustificato perché qualcuno starà male perché in questo periodo, e Filippo Banti, eccoli qua. Allora, vediamo se adesso sono presenti anche gli altri, under 14, sempre nel regionale, ovviamente campionato umbro, nati nel 2004-2005, coach Paolo Di Fazzi, vice Gioacchino Fusacchia, dirigenti Giuliano Lelli e Andrea De Marco. Andiamo a presentarli, anche loro sono tanti, Antonello Di Zuani, Filippo Iacuito, Gabriele De Marco, Alessandro Berardi, Leonardo Nini, Michele Crescenzi, Edoardo Pallarini, Francesco Vigano, Gabriele Gizzi, Fabio Resini, Niccolò Comina, Lorenzo Pedrini, Emanuele Santucci, Lorenzo Picuti, Gianluca Fiorillo, Nico Di Buonso, Leonardo Giovannini, Andrea Pagliò, Riccardo Frustaggi e Ludovico Zanetti. Under 15, nati nel 2003, abbiamo come coach Claudio Di Fazzi, vice Corrado, con la Santi, che non vedo Corrado, dov'è? Ah, eccolo là, ciao Corrado. E Moira Tassari, una donna, meno male, vice animatore, ma ti fa parlare? Dirigente, ho sbagliato io. Vabbè. Ah, Massari! E come scrivi? Sembra in giapponese, sempre. Tassari, Massari, quindi nipote del Massari Tonino, Mano di Fata, Domenico De Massimi, anche tra i dirigenti, preparatore atletico, abbiamo Alessia Frucchietti. Dov'è Alessia? Anche lei grande e buona atleta della sua impresa. Andiamo a presentare Simone Barbacci, Leonardo Cocuccioni, Gioele Tomasi, Filippo Corride, Federico Fratini, Andrea Giovannelli, Giacomo Marchetti, Matteo Lauriti, Andrea Leonetti, Samuele Mancini,
altro Samuele Mappalitti, Marco Papa, Luca Provaroni, Stefano Toffoli e Fabio Lucchetti. Questi sono gli Under 15 eccellenza. Ah, ecco, sì, era questo, infatti, mi ricordava, giustamente lo dovevo dire, che gli Under 15 eccellenza partecipano a un campionato nazionale piuttosto tosto, nel senso che a questo campionato partecipano le società cosiddette blasonate, cioè anche Rieti è blasonata, storicamente parlando, questi ragazzi vanno ad affrontare squadre come il Pesaro, Lugliesi, Montegranaro, non si può dire, Montegranaro, dai. E quindi insomma capite l'importanza di un campionato di questo genere anche per la formazione tecnica e morale di questi ragazzi. Under 17 regionale nati 2001-2002, coach Marco Di Filippo, dov'è? Eccolo là, dirigente Guido Bonanomi e Elisabetta Tossi, preparatore tecnico, e queste vanno lì perché lo ricordo. Alejandro! Allora, loro sono Gianmarco Aguzzi. Che bravo, non ha fatto niente, Alessandro Ambrosetti, Andrea Baldi, Lorenzo Brevetta, Francesco Bonanomi, Leonardo Di Battista. Mi sa che la gente di sotto che sta... Saranno per già dice chi sta lei al consiglio comunale, che stanno in tutte queste ore. Siamo riprovati e schede nulle. Edoardo Formichetti. Gianmarco Fusacchia. Sei parente di Fusacchia? Mattia Grillo. Riccardo Lanziotti, Emanuele Olivieri, Antonio Pace, Davide Rosati e Marco Tomassetti. Allora, Under 18 elite nati nel 2000, quindi ragazzi che hanno 17 anni, anche qui campionato nazionale, coach, tanto di cappello, Massimiliano Boldini. Non perché gli altri non si parlano di appello, ma tutti ex grandi giocatori che stanno dando il loro contributo sulle panchine, panchine è riduttivo, la panchina è solo il momento della partita, ma nel campo d'allenamento. E devo dire che in molte occasioni il vostro timbro si vede. Come eravate giocatori, io vedo che molte volte il vostro si rispecchia nei vostri ragazzi. Dirigenti Lorenzo Razzano, Marco Munalli, preparatore tecnico, Alejandro Gomez, eccolo là. Allora andiamo a vedere Michael Di Fazzi, Jacopo Di Fazzi, Leonardo Dominici, Matteo Faraglia, Angelo Gianfelice, Gabriele Lucchetti, Edoardo Marchetti, Gianmarco Minuzio, Matteo Munalli, Nico Panitti, Gabriele Pace, Leonardo Razzano, Matteo Sidio. Ok, già prendete il nome. Bene, è arrivato il momento della serie C. Ve li vado a nominare, abbiamo scritto anche i ruoli, età e altezza, quindi siamo. Allora, campionato Serie C, coach Massimiliano Boldini, vice Angelo Marchioni, dirigenti Francesco Comi e Luciano Lenni, preparatore atletico Alejandro Gomez. Andiamo a presentarvi. Nato nel 1996 su Role Play 1,76, Simone Anibaldi, infortunato. Franco, ma come devo fare? Non è migliorato da me. Dai un po' di funghi avvelenati, eh? La prossima cena sociale.
Allora, 1995 il suo ruolo è ala 1,94, proviene da Terni, perché ci sono tre elementi ternari per uno scambio, no? Tra società e fattivo. È strano perché noi con Terni siamo proprio allupati, nel senso che c'era una lotta incredibile, però dopo, già dai tempi di Roversi, Valletta, Edoardo Carrere, con la Leo Terni di allora, cominciamo degli scambi. Quindi dicevo ala 1,94 Emanuele Cardoni. Una guardia di 1,79 Davide De Massimi, guardia anche lui 1,85 del 2000 Jacopo Di Fazzi, ancora Di Fazzi, Michael Michael, quindi Michael Di Fazzi, guardia 1,85, anzi 1,80 per il prima era 1,85. Lui è un centro, 2002, proviene anche lui da Terni, Terni centro. Il 1996 Elia Frolov, altro centro, il 2010, 1988, è Antonio, Libera Antonio, non c'è? Domani si opera. Poi, sempre del 2000, un'ala di 1,97, Gabriele Lucchetti. Eccolo qua. Che adesso gioca anche negli anni, molti di loro giocano, si giocano ancora negli anni. Con i suoi 17 anni, guardia di 1,88, Edoardo Marchetti. Poi abbiamo una R3. Centro 2,01 metri, il tesoro tirato da un centimetro del 1984, il grande Stefano Martellucci. Guarda il 1994, anche lui da termine del 97, Albi Metalla. Altra ala, 1,97 del 2000, Matteo Munaldi. Ala, colore ala 1,92, Daniele Pellegrino. Un altro vecchio che ogni volta che entra si muove poco, mi dicono, ma ancora fa sfaceli, nel senso che la classe è veramente immensa. 1,91, il suo ruolo definirlo ala, secondo me no, è un po' tutto, è un po' tutto, è anche una chioccia sicuramente per tutti quanti i giovani. Un grande applauso per un grande Maurizio Perroni. Una famiglia, meno il padre, di grandi giocatori, perché Matteo, Luca e Marco sono il simbolo della pallacanestro reatina, permettetemi di dirlo, permettetemi, perché in effetti tutta una famiglia che si è dedicata a questo sport. Quindi andiamo a salutare lui e lei, guardia 1,82 Matteo Salari. Basket Marzia, Luca Muralli, Leonardo Iacuito, Luca De Santis, Guglielmo Toschi, Matteo Murillotti, Luca Pattilotti, Alessio Latini. È solo una rappresentanza ovviamente di tanti miserabili, di tutti i miserabili. Istruttori, abbiamo qui un buon Cuccioni, dirigente Alfonso Scorcia, presidente Giuliano Levi. Che ringraziamo veramente per tutto questo bel movimento che riuscite a creare, e vedere la felicità nel volto dei bambini è sicuramente la cosa migliore. Ultima cosa, volevo ricordarvi che sabato, se Roberto domani mattina ci firma l'autorizzazione, il sindaco ha già firmato, allora sicuramente sabato alle ore 18 faremo la nostra seconda partita di Serie C. Ingresso gratuito, quindi siete tutti invitati al Palacordoni ore 18. Volevo regalare la foto a Daniele di quando era piccolino, eccola qua. Questa è la prova che anche Daniele ha fatto sport. Grazie a tutti, buonasera.